Bentornato Gutier, bentornata. Andiamo avanti nel pannello di controllo. Oggi ci accingiamo a spiegare alcune impostazioni e funzioni della sezione Opzioni Internet. Ma a cosa serve? Permette di configurare alcune impostazioni di Internet, di visualizzazione nel browser e di connessione alla rete. Nella fattispecie, questa sezione è particolarmente dedicata alle impostazioni del browser Internet Explorer, ma non solo. Come accedi? Naturalmente tramite il pulsante Opzioni Internet del pannello di controllo. Si presenta una finestra foltissima di sezioni e sottosezioni come Generale, Sicurezza, Privacy, Contenuto, Connessioni, Programmi e infine Avanzate. Preciso subito una cosa. I vari pulsanti e le impostazioni che ora man mano ti elencherò potranno essere diversi anche a seconda della versione del sistema operativo che utilizzerai e dalle impostazioni che man mano opterai nello stesso sistema operativo oppure nel browser Internet Explorer. Per cui non far caso ad eventuali differenze. Partiamo con la sezione generale. Trovi la possibilità di impostare la pagina iniziale all'apertura di Internet Explorer, elencata normalmente in questa sezione. Digita l'indirizzo del sito che vorrai navigare ad ogni avvio del programma. Qualora desiderassi l'apertura di più pagine, quindi di più schede all'interno di Internet Explorer, sarà sufficiente elencarle una sotto l'altra e ad ogni avvio di Internet Explorer avrai immediatamente elencate le varie schede con i vari indirizzi URL. Il pulsante pagina vuota invece imposterà una pagina bianca all'apertura di Internet Explorer, mentre per pagina predefinita imposterà una pagina dedicata e specifica della Microsoft. Infine, il pulsante pagina corrente, qualora tu avessi aperto Internet Explorer, imposterà la pagina che in quel momento sta navigando come pagina predefinita. La sottosezione invece cronologia Esplorazioni è particolarmente utile in quanto ti consente di rimuovere i file temporanei della navigazione, la cronologia della navigazione stessa, i cookie, le password salvate ed altre informazioni relative alla navigazione. Ritengo utile impostare la spunta per eliminare la cronologia all'uscita di Internet Explorer o, in alternativa, esegui la rimozione manualmente cliccando semplicemente sul pulsante relativo Elimina. Il pulsante invece Impostazioni ti consente di gestire le impostazioni dei file temporanei e della cronologia, dandoti un maggior controllo di questi parametri. Tramite il pulsante Impostazioni della sottosezione Ricerca, invece, potrai gestire il motore di ricerca durante la navigazione di Internet Explorer. In pratica, potrai impostare con quale motore di ricerca eseguire appunto la navigazione in Internet Explorer, e in particolar modo quindi le ricerche. La sottosezione Schede invece ti consente di gestire le schede della navigazione di Internet Explorer, le finestre di avviso, quelle definite pop-up, intendo le finestre di allerta o anche a volte quelle pubblicitarie, e l'apertura di nuove schede o nuove finestre quando clicchi su collegamenti o indirizzi URL da programmi in uso del sistema operativo stesso. Potrai ripristinare tutte le impostazioni tramite il pulsante omonimo. In fondo a questa sezione trovi la sottosezione Aspetto, con la quale potrai personalizzare la visualizzazione delle pagine web in termini di colori, lingua, struttura dei caratteri ed opzioni per facilitare l'accesso alla navigazione stessa. Tengo a sottolineare che questa enorme quantità di informazioni adesso prendile come un contenitore stagno e poi le rivedremo pian piano durante la fase pratica. La sezione Sicurezza invece presenta impostazioni delle opzioni che consentono di migliorare appunto la sicurezza del sistema operativo durante la navigazione. Come puoi vedere, ha diverse icone a cui corrisponderà un relativo cursore. Infatti, trovi rappresentate le quattro icone Internet, intranet locale, siti attendibili e siti con restrizioni. Come dicevo, ad ognuno è riferito anche un livello gestito da un cursore. Questo browser, quindi Internet Explorer, assegna ogni sito che navighi ad una delle quattro aree. Tu stesso potrai regolare quel cursore per variare la sicurezza e quindi le limitazioni oppure l'apertura, rendendo la navigazione stessa più rigida o un po' più elastica.
I valori normalmente partono da una protezione bassa e raggiungono una protezione alta con uno o più livelli intermedi. Ad ogni livello corrispondono delle impostazioni ben precise in ambito di controlli, abilitazioni, possibilità di download, esecuzione di comandi, eccetera. Quindi una sequenza di operazioni più o meno concesse a seconda del livello che andrai a selezionare. Questo potrebbe in alcuni casi estremi anche rendere poco piacevole, per così dire, la navigazione per i diversi muri di sicurezza che verranno alzati con queste impostazioni all'interno di Internet Explorer. Puoi ulteriormente personalizzare tali livelli rendendo granulare le impostazioni entrando nei dettagli di ogni singola opzione. Non ha senso comunque a questo livello descrivere tutta l'enorme gamma delle opzioni che vengono messe a disposizione da questa opzione, in quanto ad oggi è difficile comprendere ogni singola funzione al nostro livello di competenza. L'importante è comunque, come sempre, prendere coscienza dell'esistenza di queste potenziali personalizzazioni, in modo che non solo in futuro, raffinando la nostra conoscenza, potrai ottimizzare la sicurezza, ma qualora si presentassero dei problemi, sai che è presente quella determinata impostazione, quel determinato gruppo di impostazioni nel quale poter andare a pescare un'eventuale ricerca guasti. Come dovrai agire? Semplice, seleziona una delle aree elencate precedentemente ed assegna con il cursore il livello di sicurezza per l'area scelta. Naturalmente troverai dei livelli predefiniti. Ricorda, il livello alto corrisponde a una maggior rigidità di controlli e ciò può comportare, come detto, un'esperienza a volte anche stressante della navigazione, a cui però naturalmente corrisponderà una maggior sicurezza. Di contro, un livello basso porta una semplicità di navigazione e anche una certa rapidità, ma una minor tutela della sicurezza, quindi un certo equilibrio è necessario come sempre. Il pulsante livello personalizzato consente di impostare un'azione definita per una vasta tipologia di opzioni. Infatti, qui è presentata una immagine che ti permette di evidenziare una minima parte di quel che è l'enorme quantità di funzioni consultabili tramite questa barra a scorrimento. Nel dettaglio troverai dei segni di spunta che potranno attivare, disattivare, impostare una richiesta di conferma da parte dell'utente, eccetera, su notifica da parte del sistema operativo per visualizzare ad esempio un contenuto, scaricare dei file, utilizzare dei controlli, filtri e quant'altro. Quindi, come puoi renderti conto da questo screenshot, una ben dettagliata personalizzazione per i livelli di sicurezza per ogni area. Non ti resta quindi con il tempo che acquisire competenza sperimentando, e tu sai come fare. Naturalmente mi rivolgo alla virtualizzazione. C'è un altro pulsante SIDI che, se attivo, ti consente di aggiungere o rimuovere addirittura gli indirizzi dei SIDI che riterai o attendibili oppure dedicati con una restrizione, in modo da applicare i livelli di sicurezza correlati all'area in cui li avrai inseriti. Nel caso ti serva, ogni area presenta un pulsante livello predefinito col quale potrai riportare brevemente con un semplice clic le impostazioni standard e il livello di sicurezza specifico per quella area, parametri ben definiti dalla Microsoft. Al contempo, il pulsante ripristina il livello predefinito per tutte le aree con un solo clic, riporta tutti i parametri alle impostazioni standard per ogni singola area. Veniamo ad alcune lode dolenti. La privacy. La privacy è una croce delizia per tutti i navigatori e non. Hai un'ampia visualizzazione di personalizzazione anche qui tramite un cursore e vari pulsanti. L'approccio scorretto è spesso che ognuno possa dire che non ha nulla da nascondere, quindi non serve preoccuparsi, ma in verità l'importante è avere una presa di coscienza delle modalità con cui vengono trattati i nostri dati personali, soprattutto se sensibili, perché ciò ti aiuta innanzitutto a ridurre la possibilità di ricevere quelle noiose pubblicità mirate che vengono derivate da uno studio del nostro profilo di navigazione, ma soprattutto in particolar modo a non subire frodi o furti di identità che potrebbero, ahimè, ledere il tuo portafogli o addirittura la tua persona. In questa sezione trovi tre sottosezioni: impostazioni, blocco pop-up e in private.
Nella prima sottosezione trovi un cursore che permette di regolare la rigidità di blocco o accettazione, a seconda dei casi, dei cookie. Cosa sono i cookie? Sono stringhe di testo, quindi dei file molto leggeri, che sono utili a un server perché invia all'interno del dispositivo che naviga su quel determinato sito, quindi all'interno di un dispositivo, di un utente, queste stringhe, le quali a loro volta rinviano verso il server le informazioni che saranno utili al server per ogni accesso per quel determinato server e per quel determinato sito, in modo da semplificare in alcuni casi la navigazione e in altri concedere alcuni servizi. Perché l'utilizzo dei cookie, in italiano biscottini, permette di non solo essere impiegati in maniera più o meno lecita, ma gestire alcune tipologie di navigazione come gli acquisti online, oppure consentire il login all'interno dei siti, personalizzare le pagine web, tracciare anche quindi i profili e la navigazione dell'utente e molte altre cose. A seconda della navigazione dei siti può essere in definitiva necessario variare la libertà oppure contrariamente limitare l'accesso a tali cookie. Ricordati però che in taluni casi ti può inibire l'utilizzo di quel determinato servizio se sei troppo rigido o se sei troppo rigida. Infatti in determinati casi puoi compromettere, se sei molto ostile verso i cookie, puoi compromettere il raggiungimento dello scopo per cui stai navigando su quel determinato sito. Allora direi equilibrio anche in questo caso. Tramite il pulsante siti, anche qui puoi inserire gli indirizzi, le URL dei siti a cui desideri, lasciare piena libertà dei cookie oppure bloccarli totalmente, creare una lista bianca e una lista nera per così dire. Potresti anche trovare in alcuni casi una lista già ben presente all'interno della sezione di siti bloccati. Il pulsante importa ti consente di acquisire dei parametri di privacy di Internet Explorer se magari avrai memorizzato questi stessi parametri sul tuo disco rigido. Qui anche uno screenshot che ti permette di inserire l'indirizzo URL di un determinato sito e bloccare oppure consentire l'accesso per creare una lista bianca o, come dicevo prima, una lista nera per la gestione dei cookie. Il pulsante avanzate di questa sezione della privacy ti permette di personalizzare la gestione dei cookie per i siti navigati oppure per quelli di terze parti, rendendo l'impostazione manuale in modo da poter essere allertato ogni volta che la richiesta di una gestione dei siti ti viene notificata durante la navigazione del sito che in quel determinato istante stai navigando. Considera che potrebbe anche, come detto prima, essere frustrante la richiesta continua da parte del sistema operativo sul da farsi, quindi avere continue finestre di pop-up, di allerta sulla gestione dei cookie, su cosa farne per quel determinato sito, può dar un po' fastidio e quindi gestisci con una certa oculatezza, con un certo criterio, le impostazioni manuali o di richiesta di una tua azione da parte del sistema operativo. La sottosezione blocco pop-up consente di bloccare le finestre banner pubblicitarie che possono comparire durante la navigazione. Selezionando il segno di spunta potrai attivare il blocco e con il pulsante impostazioni potrai gestire altre opzioni come inserire l'URL dei siti a cui vorrai consentire la presentazione di queste pop-up, allertandoti magari o con un suono o con l'apparizione di una barra sotto la barra degli indirizzi quando sei in presenza di un blocco di pop-up e poter gestire il livello del blocco tramite tre livelli, alto, medio o basso. Questo tramite il pulsante appunto impostazioni che ti permetterà di accedere a questi livelli. L'ultima sottosezione in private impedisce che i siti web che navigherai condividano i dettagli della tua navigazione con altri siti. Per far ciò ti sarà sufficiente selezionare la casella accanto alla scritta non raccogliere dati da usare con in private filtering e otterrai quanto detto. In questo modo Internet Explorer non terrà traccia dei siti che navighi e che per loro natura potranno condividere i dettagli delle tue navigazioni con altri partner. La casella invece disabilita estensioni e barre degli strumenti all'avvio di In Private Browsing, disabilita le estensioni e le barre presenti all'interno di Internet Explorer, le quali potrebbero anch'esse essere sfruttate per ottenere le informazioni della tua navigazione.
In definitiva, tutto ciò per tutelare maggiormente la tua navigazione privata. Nella prossima lezione terminerò la spiegazione di questa corposa sezione del pannello di controllo. Ora un forte saluto, ci a presto da Carlo e dalla prossima!